1525 Giulio Romano inventa Palazzo Te a partire dal rapporto con la civiltà romana, creando il nuovo. La speranza è che nel 2025 questo sia davvero il luogo in cui la città di Mantova potrà trovare le forze per generare innovazione, creatività, artigianato artistico e un nuovo futuro. Una finestra che apre la città al suo territorio, in cui l'eco delle gesta dei Gonzaga si è trasformato in cifra identitaria. La cultura è la chiave interpretativa corretta per leggere la complessità degli spazi urbani. Una possibile fruizione degli spazi urbani e dei luoghi così stratificati, così complessi, è possibile solo attraverso un approfondimento culturale consapevole e responsabile. Mantova è città di musica e la nostra proposta è di ribaltare la prospettiva. Non osserviamo Mantova, ma ascoltiamo il suono di questa straordinaria città. Mantova per i giovani è un luogo in cui scoprire la bellezza e comprendere come questi palcoscenici sono animati da attori che lavorano in rete, e comprendere queste relazioni e incontrare questi artisti può dare veramente un senso e costruire il tuo percorso nella vita. Nel mezzo del Cammino del Principe ci troviamo alle Pescherie, luogo di sosta, di incontro e di racconto, racconto di Mantova, città d'acqua. Quindi leghiamoci tutti insieme per creare una meraviglia di Mantova. È un'occasione per rivoltare la città, per guardare con occhi nuovi, con nuove parole, lo spazio urbano che abbiamo intorno, e per ridare senso al nostro spazio urbano con il contributo di tutti gli autori e gli scrittori che intervengono ogni anno al Festival Letteratura. La cultura è fattore di attrazione, rende appetibile un territorio, segna il suo sviluppo, non solo turismo ma anche imprese e investimenti. Mantova, da questo punto di vista, vanta un'enorme tradizione, una tradizione tutta da vivere.